stato invitato e ho voluto partecipare per un altro impegno. Volevo sentire l'assessore, dai, le parole istituzionali. Allora, intanto buongiorno. Con molto piacere ho accolto l'invito per questa nuova iniziativa, quindi per il lancio di questa nuova associazione, perché quando si nasce una nuova associazione significa che nasce un gruppo di persone che si confrontano, che si mettono a disposizione con gratuità, che ho sentito prima, gratuità, responsabilità e competenza. E sono secondo me le tre cose importanti, perché anche fare associazionismo in questi momenti, in questi tempi, serve competenza. Perché spesso mi trovo anche ad affrontare situazioni che a fin di bene creano altri problemi. Scusate. Quindi credo che la competenza sia fondamentale. Fare rete, la vedo qua attaccata qua in alto, le reti, i colori, insomma, ecco. È una cosa che dentro di me è veramente importante, perché mio padre era pescatore, ho fatto il pescatore un periodo e la rete era fondamentale. E tutte le maglie devono essere proprio perfette per poter pescare e portare a casa il prodotto. Nessun nodo doveva essere più alto rispetto all'altro. Quindi noi dovremmo veramente lavorare con una rete perfetta, in sinergia, dove ognuno ha il proprio compito, dove ognuno ha la propria competenza, responsabilità. E quindi parlarsi, dialogare, dico sempre, anche scontrarsi, perché anche lo scontro è produttivo spesso, ecco, se è naturalmente fatto con testa, ecco, come si dice. E quindi i problemi in città sono veramente tanti. E il fatto che da poco tempo, oltre al sociale, mi abbiano assegnato anche l'assessorato all'istruzione, è una conseguenza di tanti problemi che abbiamo in città, e vediamo che le due cose devono camminare insieme, devono interagire. Quindi i rapporti con i dirigenti scolastici, con gli insegnanti, sono veramente quotidiani con i nostri assistenti sociali. Poi è chiaro che la nostra struttura, una struttura in grosse difficoltà 3 anni fa, che sta cercando di pian piano reggere il lutto delle tante sfide, anziani, giovani, disabilità, sta cercando un po' di organizzare. Quindi stiamo cercando di fare appunto sinergia, istruzione, sociale, associazione. Quindi i tre tasselli, insomma, si stanno pian piano consolidando. La sfida, Don Marino accennava prima, è anche quella, la dico in termini molto semplici, andare d'accordo tra di noi, nel senso, parliamo molto sempre, perché spesso tutti quanti, ognuno di noi ha la rete in tasca, quindi o noi dovremmo fare tutti quanti un passo indietro, sederci tutti quanti allo stesso livello, perché insieme solamente così si riesce a crescere, non certo dicendo io ho la verità, tu non ce l'hai, questa ricetta migliore, proprio nel confronto, il confronto credo che possa dare risposta al territorio. A mio avviso, anche per la mia sensibilità, l'aspetto di giovani, del disagio giovanile è un qualcosa che veramente, veramente ci preoccupa in città. Perché ci sono delle situazioni molto, molto difficili che noi dobbiamo veramente cercare di prevenire tutti insieme. Quindi è per questo che c'è un rapporto costante anche con l'oratorio Salesiani, con le forze dell'ordine, quindi prevenzione. Anche a volte purtroppo repressione, perché alcune situazioni ci portano anche a questo. E quindi bisogna veramente cercare di continuare così, insomma. Quindi questa giornata è veramente importante per quello che si è detto. Per quanto riguarda dati, queste cose, faremo una commissione, adesso che ci siamo un attimino anche sistemati come servizio, cioè dove presenteremo il lavoro che noi stiamo, i dati che noi abbiamo, il lavoro che stiamo cercando di fare. E quindi lavoriamo insieme. Mi permetto di dire una cosa: oggi è una giornata bella per questo momento, però sinceramente mi permetto di dire il fatto accaduto ieri sera è un qualche cosa che mi tocca profondamente, perché Marco è un ragazzo che ho seguito ai Salesiani come allenatore, come animatore di campi scuola. Per me è veramente stato un momento veramente doloroso, anche perché ha avuto una vita in salita, ce la stava facendo con forza, perché veramente ha studiato, è cresciuto bene al lavoro e ha trovato una discesa un po' troppo ripida. 21 anni. Quindi vi dico grazie, magari un pensiero c'è, insomma, per questa giornata. Grazie, buongiorno e buon lavoro.